ti prende, ti fa pensare, ti fa riflettere. Mi piacciono gli spettacoli dove quando esci dalla sala continui a pensarci. Molto coinvolgente, molto faticoso. E mi sembrerebbe andato veramente meglio. Avanti! Buongiorno! Buongiorno! Prego! Bene! Molto bene! Elio Bianchi! Sono nato il 1° giugno del 1960. Sposato con 2 figli. Ho lavorato per 18 anni in un'industria chimica, partendo dalla catena di montaggio per arrivare a caporeparto. Sì, purtroppo 2 anni fa è successo che appunto la... Lei ha le mani pulite? Prego. Poi, come è andata a finire? E poi ci hanno licenziato. Bene, molto bene, signor... Bianchi. Bianchi. Lei vorrebbe inserire la sua famiglia all'interno di questo concetto di rotondità che si sta sviluppando oggi nel mondo. Questo concetto di villaggio globale, di globalizzazione, di mondializzazione. Questo grande movimento che si sta generando oggi nel mondo. Andare, venire di idee, di informazioni, di culture, di colori, all'interno di tutto questo grande movimento che si sta sviluppando oggi nel mondo. Certo, lei è un ipocrita. Ecco quello che vorrei. Vorrei parlare, Elio. Come? Prego. Se tu mi assumerai. In antiuomo. Lei ha le mani pulite? Sì, ma... Perché le volevo chiedere se per cortesia mi può lasciare l'ultimo bottone qui della camicia e non riesco da solo. Grazie. Sì, ma... cioè, le mine antiuomo... Ascolti, signor... Bianco. Anche io sono contrario alla guerra. Alla guerra e alla violenza. Ho famiglia, del resto. Noi costruiamo gambe, braccia, mani, tutto quello che serve là, dove il nostro prodotto di punta lavora. Queste sedie qui, io caro, fanno più morti delle mine antiuomo! Assassino!